rispetto alla funzione del proletariato nella società è evidentissima, ovvia. Agli inizi del XIX secolo, basta leggere gli scritti dell'epoca, non solo Marx e Engels, ma anche molti altri. La situazione dei lavoratori, degli operai, era veramente spaventosa. Dovevano lavorare 10-12 ore al giorno, e non soltanto gli adulti, ma anche i bambini. Non avevano nessuna prospettiva di fare una qualsiasi carriera che potesse assicurare un avvenire migliore a sé e alla propria famiglia. Inoltre, dopo aver lavorato per tanti anni con una paga regolare, capitava una crisi e si trovavano letteralmente sul lastrico, affamati. E queste crisi economiche diventarono sempre più terribili, anche in questo secolo, sino negli anni venti. Secondo la teoria di Marx, se il proletariato si fosse unito, se i lavoratori si fossero uniti, questa società sarebbe cambiata, per cui i lavoratori non avrebbero più dovuto dipendere dall'evoluzione degli affari, bensì sarebbero stati in grado di determinare direttamente la loro retribuzione per riuscire veramente a vivere. In seguito le cose sono molto cambiate. Oggi, nei paesi sviluppati, i lavoratori sono perlomeno al riparo dalla fame. Oggi è possibile contenere le crisi economiche. E vorrei dire che oggi persino il lavoro materiale non è più indicativo per la maggioranza degli operai. Il lavoro pesante tende a scomparire, sostituito dall'automazione e dalle macchine. Perciò esistono, e sono necessari, i negoziati dei sindacati con gli imprenditori. Ma non si può più parlare di una rivoluzione del proletariato, come l'intendeva Marx. Quindi, oggi gli studenti che si ribellano e che vogliono rovesciare il sistema, sono separati dal proletariato, giacché vogliono cambiare radicalmente la società, mentre il proletariato, mi sembra, non ha nessun interesse a farlo. Al contrario, gli preme ottenere maggior tempo libero, migliori salari per riuscire ad accedere al benessere, e quindi ha paura di un sovvertimento. In fondo, gli studenti d'oggi sanno di essere soli di fronte al proletariato. È importante, credo, rilevarlo e aggiungere anche che ciò implica un cambiamento del significato della struttura teorica marxista. Un tempo Marx fu la speranza per tutti coloro che soffrivano nella società, e non erano soltanto gli operai, si pensi al nazionalsocialismo. Il nazismo nacque negli anni venti, e mi sembra non fosse assurdo allora pensare che se i lavoratori, gli impiegati e tutte le altre persone animate dalle stesse opinioni si fossero unite, avrebbero potuto schiacciarlo. Se fossero intervenuti per tempo, per esempio agli inizi degli anni 30, con uno sciopero e con la determinazione di non volere la dittatura, avrebbero reso impossibile il dominio hitleriano. Credere nel marxismo a quell'epoca aveva ancora un valore, un significato. Mentre oggi, da una rivoluzione, ci si deve aspettare il contrario. In Germania
e in altri paesi, per non parlare della Svizzera, esiste la democrazia e rovesciando il sistema si arriverebbe alla dittatura. Il rovesciamento non impedirebbe la dittatura, ma la susciterebbe. Credono perlomeno che si possano provocare cambiamenti come li aveva previsti Marx. Credono che una rivoluzione sia ancora attuale. Questo vale almeno per i gruppi estremisti di cui lei parla. E in quest'ambito ritengo che sarebbe necessario e che gli studenti hanno ragione. Nelle università stesse bisognerebbe discutere sui problemi suscitati dalle teorie moderne, marxismo o altro, e invitare alla discussione sociologi di valore, non soltanto su temi di sociologia pura, ma anche inseriti nella storia e nell'insegnamento della storia. Pensi un po' al fatto che in geografia si parla dei cosiddetti paesi comunisti, però non si spiega mai che cosa significa qui il comunismo e che cosa intendeva Marx per comunismo. Sono due cose assolutamente diverse, di cui non si discute né nelle scuole né nelle università. Sì, credo che l'insegnamento della storia nelle scuole debba invece stabilire una certa relazione fra gli avvenimenti del passato e il presente. Quando si parla della lettura di Marx, bisogna subito precisare che Marx stesso avrebbe detto che lo si può capire soltanto oggi e applicare alla società attuale. Leggerlo soltanto non basta. Si deve leggere Marx mettendolo in relazione, in giusto modo, con il presente. Faccio un esempio. Marx dice che la rivoluzione è il passaggio nel regno della libertà. Ora però dobbiamo esaminare quali condizioni esistono ancora in questa società automatizzata per quello che si può definire il regno della libertà. Bisogna parlare appunto di questo principio della libertà. Corre il rischio infatti di diventare uno slogan. Pensi che anche sotto Hitler si parlava di libertà. È necessario, è un elemento che interviene nel discorso su questi concetti, ricavare non soltanto una, ma molte concezioni di libertà. Perché a proposito di libertà sono state scritte molte cose belle e intelligenti. Ma occorre metterle in relazione con il presente. Ho il timore che attualmente, in un'epoca così ricca di libri e di riviste, di troppe cose interessanti, la lettura sia scaduta al livello di una semplice informazione, quando non si tratta del proprio settore limitato di specializzazione. Quando si legge, se si tratta di cose teoriche, bisognerebbe confrontarle con il proprio pensiero, dovrebbero diventare uno stimolo per l'evoluzione del pensiero. Non dubito che sia così per molti studenti, ma anche qui, secondo me, ogni genere di insegnamento scolastico dovrebbe mirare a questo. La lettura oggi non è più. Non significa più affrontare i problemi che vi sono esposti, bensì prenderne conoscenza. E non so se un uomo che ha tanto appreso, tanto letto, sia veramente l'uomo più intelligente rispetto a quello che legge e approfondisce soltanto ciò in cui crede. Forse potrei dire qualcosa, innanzitutto, sulla tolleranza repressiva e sull'idea che viviamo in una società repressiva.
Credo che non ci sia mai stata una società in cui esistesse tanta libertà come in quella attuale dei paesi democratici occidentali. Che questa tolleranza non sia incondizionatamente assoluta è del resto auspicabile. Confesso che avrei una sacrosanta paura, anche solo a camminare per strada, se questa tolleranza non fosse vincolata a nessuna repressione. Per esempio, se non esistessero neppure i provvedimenti dello Stato contro la delinquenza. Penso che ogni tolleranza debba avere un limite. Naturalmente, posso concedere alle persone che mi sono care e con cui vivo ogni forma di libertà possibile nei loro rapporti con me. Ma questa libertà, a un certo punto, deve cessare. Se non intervengono le leggi, sono i costumi a regolare la vita civile. E la vita civile non è possibile se dietro a questa civiltà non vi sono anche forze protettive che garantiscano l'esatta osservanza dei costumi e delle regole di condotta. Secondo me, oggi l'umanità non è ancora evoluta al punto da poter rinunciare a qualsiasi genere di costrizione. D'altra parte, sono convinto che questa costrizione non sia ancora esercitata nella sua forma giusta e che c'è ancora un'infinità di cose da migliorare. Si pensi alle prigioni, e non soltanto a queste, ma agli istituti psichiatrici, agli ospedali e a innumerevoli istituzioni dove regna ancora tanta ingiustizia. Dobbiamo denunciare queste cose e cercare di contribuire a migliorarle. Ma il fatto che possiamo denunciarle, che possiamo collaborarvi e persino che esista molta gente pronta a sacrificare molto della propria ricchezza per questi scopi, significa che la nostra tolleranza non è soltanto repressiva, ma che è anche infinitamente liberale e positiva. Non ricordo che Marcuse abbia scritto molto sul concetto della società giusta. E su questo punto siamo molto vicini. Infatti ritengo sia difficile definire il bene. Non penso che una rappresentazione della società possa indicare come deve essere la società. È impossibile rappresentare l'assoluto, la verità assoluta, la bontà assoluta. Ciò si manifesta in quel che attraverso l'analisi, o meglio la realtà, appare come il male, come l'ingiusto. In tal modo si giunge a rappresentare il meglio. Questo è, a quanto mi sembra, senza ricorrere a grandi complicazioni teoriche, il significato della teoria critica. Ma c'è di più. Parlavamo della società giusta e della solidarietà umana. In questa solidarietà si deve inserire una serie di concetti che mi sembrano determinanti per la civiltà occidentale, ma che oggi appaiono in pericolo. Il primo di tutti è il concetto dell'amore del prossimo. L'amore per il prossimo, come è stato inteso dalle religioni ebraica e cristiana. Purtroppo oggi l'amore viene accettato in una forma troppo formale. Si parla di amore del prossimo, ma non è poi certo che sia messo in pratica. E non se ne tiene conto granché
neppure negli obiettivi politici e sociali. Perciò sarebbe necessario inserire questo concetto dell'amore del prossimo in una nuova concezione della solidarietà umana. In realtà, tutti noi dipendiamo gli uni dagli altri. Tutti noi abbiamo un certo interesse a non soffrire troppo e dovremmo quindi avere molta comprensione per quelli che devono soffrire inutilmente e più intensamente di noi. Conseguentemente, in relazione con il pensiero della teoria critica, ho stabilito questo nuovo concetto della solidarietà di cui abbiamo parlato. La solidarietà non si limita soltanto a essere la massima virtù, ma ci impone di identificarci quali esseri determinati con tutti gli uomini. Kant ha fatto la distinzione fra il mondo dell'apparenza, cioè quello in cui viviamo, e la cosa in sé, l'assoluto. E sono d'accordo con lui quando dice: è impossibile, è proibito divagare nel concetto dell'intellegibile. Non possiamo farlo, ma possiamo invece seguire in noi l'impulso da cui dipendiamo, l'imperativo categorico, come l'ha chiamato, e cioè la volontà di migliorare. Una mamma affettuosa non ha bisogno di parlare molto d'amore per trasmettere al bambino la facoltà di amare. È il pericolo a cui i mutamenti sociali espongono l'uomo. Il pericolo consiste in parte anche nel dissolvimento della famiglia, in cui la donna occupa una posizione molto migliore rispetto al passato, in cui ha parità di diritti, ciò che implica anche maggiori doveri verso l'esterno. In molti casi, quindi, forse non è più in grado di dare al bambino un amore così intenso e tanto tempo. Il tempo è amore, come una volta. Questo è uno dei problemi. E con il dissolvimento della famiglia interviene anche il dissolvimento della religione. Infatti, che cosa significa Dio nella civiltà europea? Il padre. E il padre è un momento della famiglia. Ora, bisogna rendersi conto che la funzione del padre nella famiglia è cambiata. In parecchie famiglie, e in America già da anni, molti padri hanno nel loro intimo paura quando il figlio esce da scuola. Paura che ne sappia di più sui nuovi costumi, le nuove abitudini, le nuove conoscenze. E l'autorità del padre diminuisce necessariamente, e ciò dipende, in definitiva, dal dissolvimento di certi costumi religiosi. Dunque, dissolvimento della famiglia, quale dissolvimento anche della religione? Della religione. Un tempo, e anche questo è in correlazione con gli stessi problemi, di solito l'obiettivo del giovane era di seguire le orme del padre, diventare come lui. Ma penso che oggi ci siano oramai pochi giovani che aspirino a diventare come il padre. Infatti, la funzione degli anziani non è veramente più quella di un tempo. Ciò dipende in gran parte dalla decadenza dell'obiettivo della vita. Per quanto ci consta, la gioventù deve determinare da sé il proprio significato, il significato della propria vita. Ed è infinitamente più difficile che ricevere già questo significato dalla famiglia e dalle forze riconosciute. E qui ci avviciniamo a un problema a cui avrei voluto
perlomeno alludere, affrontando il tema della società giusta e del proletariato. Purtroppo dobbiamo limitarci qui ad accennarvi soltanto. Si tratta del problema dei salari più elevati e anche della riduzione dell'orario lavorativo. Ma per cominciare, penso ai giorni di festa, al fatto che innumerevoli giorni liberi furono determinati da un significato religioso. Il Natale, la Pasqua, il Corpus Domini, l'Ascensione, queste ricorrenze venivano celebrate. Allora tutto ha un senso. Si pensava a qualcosa, si credeva in qualcosa. In quel giorno era prescritto, assennatamente, di pensare a temi religiosi. Naturalmente oggi questa concezione è completamente scomparsa e ci si trova di fronte ancora soltanto al giorno libero. Che cosa se ne fa? Mi sembra che i giorni liberi non siano più determinati da qualcosa che abbia un significato o un senso, bensì dall'industria del divertimento, dai diversi club, dalle diverse associazioni sportive e da altre cose del genere. Il fatto che la gente vada in giro potrebbe avere un significato infinitamente importante, soprattutto per i giovani, e cioè venire a contatto con civiltà del passato attraverso l'arte, fare esperienze in altri paesi che potrebbero poi servire alla propria sfera di vita, che potrebbero essere approfondite. Anche se si sforzano di dare un significato a questo tempo libero, si sentono nel loro intimo inquieti di fronte al vuoto dell'esistenza. Allora sostituiscono questo significato mancante con le cosiddette occupazioni del tempo libero. Ma credo è proprio uno dei fenomeni che denunciano quanto si paga per il progresso. E in questo caso si paga sacrificando il significato. E ora mi permetta di esprimere un pensiero che è molto contestato, ma che mi sta molto a cuore. Parlando di solidarietà degli uomini, anche con quelli del terzo mondo, del quale abbiamo parlato prima, mi piacerebbe immaginare che gli uomini che lavorano, gli operai, gli impiegati, ma anche i dirigenti, insomma tutte le persone attive, avessero a dedicare una piccola parte del loro tempo libero, perlomeno per aiutare gli altri. Che avessero a impiegare il tempo libero persino per un determinato lavoro e per produrre cose che sono necessarie e vengono messe a disposizione di gruppi che rappresentano gli interessi di tutti. Selbstverständlich für die Jugend das Theater auch heute noch eine ganz entscheidende. Vorrei aggiungere che per la gioventù, evidentemente, il teatro è ancora oggi un'occasione molto importante, in quanto mette a contatto con problemi che altrimenti ignorerebbe. La gioventù ha forse anche il dono di identificarsi con il personaggio teatrale. In generale, però, questa identificazione è diventata difficile. Per fare un esempio, si pensi al personaggio di Gretchen nel Faust, che compie gesti terribili ai quali finisce per soccombere,
perché aspetta un figlio da Faust. Questa terribile tragedia, come molte altre in teatro, appare superata. E oggi probabilmente una ragazza in simili condizioni risolverebbe facilmente il problema. Farebbe un qualsiasi mestiere che le permetterebbe di superare le sue difficoltà, anche perché la famiglia è cambiata. Il significato comincia ad affievolirsi anche per l'opera in Italia. Verdi ha pensato le sue opere con tale serietà da suscitare l'entusiasmo della folla che avvertiva, nel fondo, il movente dell'unificazione nazionale. Perché a quei tempi il nazionalismo era qualcosa di molto progressista, come certo non è più oggi, che si tratta di unificare i continenti. Ma la finzione scenica era presa talmente sul serio che l'artista che aveva interpretato il cattivo, quando usciva da teatro, veniva bastonato dalla folla. A questo punto arrivava l'identificazione. Un altro esempio di questi valori scenici si trova nel Don Carlos di Schiller. E qui torniamo a Marcuse, dove il marchese Posa chiede al sovrano Filippo: mi dia la libertà di pensiero. Al che oggi si potrebbe rispondere: ma che cos'è la libertà di pensiero? Che cosa fa il dominatore quando concede la libertà di pensiero? Esercita la tolleranza repressiva. È quel che viene chiesto qui. Sono tutte cose che è importante conoscere, perché forniscono materia di giudizio. Ma di solito la gente non giudica più il contenuto dei lavori teatrali, ma tutto al più se sono recitati bene o male, se la regia è buona. Insomma, per il pubblico attuale hanno perso una parte